necessariamente, anche a costo di sembrare un po' bastian contrario. Guardate, c'è un problema serio, noi lo sappiamo tutti. In realtà, la durata del processo di cognizione è inversamente proporzionale al numero delle cause e dipende dai tempi della realizzazione poi del titolo esecutivo a cui si giunge dopo una causa. Il problema fondamentale è appunto come realizzare la pretesa. Guardate, in tutti i sistemi che funzionano da questo punto di vista e in cui ci sono procedure come questa che abbiamo adesso visto dell'esdebitazione, c'è una premessa a monte fondamentale che no, è ancora peggio. Allora ci sono anzi due premesse a monte. La prima, ci sono contesti sociali nel quale il mancato pagamento è considerato un fatto negativo da tutta la collettività. Quindi c'è un disvalore collettivo, il debitore farà di tutto per poter adempiere, per poter rimanere nel contesto. Secondo problema, perché comunque adempie? Perché ci sono forti, efficaci e funzionanti sistemi di astrent. Noi possiamo creare tutti i sistemi che vogliamo, ma se non c'è un sistema che obbliga alla coazione in modo indiretto, non funziona assolutamente nulla. Il problema di base con l'esdebitazione sarà lo stesso che col concordato, cioè il concordato sembrava una grande soluzione, ma attenzione, non lo è stato, non lo sarà in sistemi e soprattutto in società e in contesti sociali dove c'è un problema a monte che io rimango impunito nell'ipotesi in cui ponga in essere tutta una serie di atti. E poi anche culturale, senza considerare. Io mi permetto di dire ai giovani colleghi, perché io non ho alcuna intenzione di farla questa cosa dopo anni e anni di esperienza, attenzione, tutti questi sistemi hanno un problema a monte, degli atti in frode. E in questo sistema l'anello debole è il soggetto cui lo Stato demanda il controllo, perché il debitore è già uno che non ha nulla da perdere. Di fronte a un cavolo di atto in frode è un problema del commissario, è il problema di chi ha testa il piano, che può beccarsi un processo penale e smettere di fare la professione. Quindi ci vuole la dovuta prudenza. La dovuta prudenza ed attenzione. E non funziona nulla se non ci sono quei presupposti. Venendo poi al nostro problema, il legislatore giustamente si è detto: fammi capire come riesco a fare in modo che il creditore possa recuperare dei beni. Allora, aveva l'esempio di quello che si sta verificando con l'esecuzione esattoriale, dove però lì sono tutti interna corporis, cioè funziona tutto senza che noi sappiamo nulla. Come funziona nello stesso modo nei sistemi anglosassoni, cioè il debitore a un momento o all'altro si trova bloccato la macchina, il patrimonio, l'ipoteca, adesso ci sono delle garanzie, ti avvisano e tutto, però loro controllano direttamente e il problema non si pone. Si è cercato attraverso questo 492 bis di estendere questo sistema anche all'esecuzione svolta dai soggetti privati che non possono utilizzare l'esecuzione cosiddetta a mezzo ruolo o a mezzo esattoriali. Il legislatore ha detto: va bene, a questo punto ti consento di poter fare questa disclosure, questa ricerca dei beni da aggredire attraverso l'accesso diretto alle banche dati tenute dall'Agenzia delle Entrate, la cosiddetta anagrafe tributaria e anche dal punto di vista dei rapporti bancari e finanziari attraverso l'articolo 7,6 del DPR 703 del 73, 705-73, e faccio in modo che tu possa sapere, prima di cominciare l'esecuzione, che cosa puoi aggredire. Però si è messo a farlo con un sistema che è un tantino farraginoso, cioè qualche problemuccia c'è in questo sistema. La prima cosa, allora, chi può accedere a questo sistema? In tutto questo, dopo il presupposto che il 492 bis e i 155 bis e seguenti fino al sexies, più o meno, ve li ricordate, li leggete, vedete, quindi ne discutiamo adesso problematicamente rispetto ai singoli aspetti. Il primo problema: chi è il soggetto che potrebbe richiedere l'accesso all'anagrafe tributaria? Perché problema, oggi l'accesso all'anagrafe tributaria diretto non c'è ancora, perché non ci sono i decreti attuativi, e in un'Italia a più velocità, in Italia meridionale, sicuramente la maggior parte degli uffici giudiziari che conosco non hanno neanche la possibilità di accedere direttamente perché non hanno gli strumenti. Senza,
Sì, non discuto. Ma io dico, realizziamo le cose, ma rendiamoci conto che quello che viene prima è l'amministrazione e la possibilità di farle funzionare. Creare norme che non vengono attuate è un disvalore. Ce ne dobbiamo rendere conto. Non dobbiamo tornare alle grida manzoniane, come è sempre stato nel nostro sistema. Noi minacciamo sanzioni di tutti i tipi, e si succede di tutto. Poi chi ci rimette è sempre l'anello debole della catena. Le norme inattuate sono peggiori della mancanza di norme, secondo me. Di questo io sono convintissimo. Una norma inattuata è un danno per il sistema e per la collettività, perché determina nella coscienza sociale l'idea che quella norma sia in un modo o in un altro aggirabile, e quindi degenera ancora di più la cultura dei consociati rispetto alla legge. Meglio norme attuabili, possibilmente chiare e poche, possibilmente. Allora, stavo dicendo, cosa? Sì. Sì. Quello nel sistema adesso parallelo che è stato creato quando si sono resi conto che non era possibile l'accertamento diretto, e questo sono d'accordo, però già cambia, perché lì sì, il meccanismo che era finalizzato a ottenere determinati risultati in modo rapido comincia a diventare più complicato, perché dietro c'è i problemi del progetto. Però torno indietro. Allora, chi è questo soggetto che può far luogo al meccanismo di accesso diretto, oppure può utilizzare il meccanismo indiretto attraverso la richiesta di poter accedere lui direttamente a queste banche dati? È il creditore. Creditore che però deve essere munito di titolo esecutivo, perché deve poter introdurre l'esecuzione forzata, quindi deve essere in grado deve aver intimato il progetto, in grado di poter intimare il precetto nell'ipotesi in cui per gravi motivi chieda di poterlo fare prima di cominciare. Quindi deve essere un soggetto munito di un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474. Primo problema. Secondo, può l'articolo 155 sexies estende questa possibilità a altri due soggetti. Il creditore che ha ottenuto il sequestro. Quindi, e questo sequestro può essere anche già un sequestro in addito altera parte. L'importante è che io devo poter eseguire il sequestro. Tra l'altro qua il legislatore, lasciamo stare, i sequestri si attuano e hanno un problema di attuazione in 30 giorni che non so quanto è compatibile con questo sistema. Amen. Il curatore fallimentare, e penso tutti i soggetti che esercitano funzioni analoghe nelle procedure alternative, anche se il legislatore non lo dice, per poter ricostruire l'attivo e il passivo della procedura concorsuale. Con una particolarità, che tutti questi soggetti si devono rivolgere sempre al medesimo giudice, che sarebbe inteso come il presidente del tribunale, o soggetto lui delegato qui, del luogo dove il debitore ha residenza, dimora, domicilio o sede. E questa già è un piccolo problemuccio, nel senso che, per esempio, non potete andare dal giudice delegato se fate curatore e vi fate autorizzare ad accedere all'anagrafe tributaria. Lo devi fare sempre il presidente del tribunale. Nel sistema che sarà introdotto con la normativa europea è il giudice della misura che dispone il sequestro. Figuratevi, qui bisogna farsi dare la misura e poi andare da un altro giudice, che deve essere il giudice che non è necessariamente quello della misura, perché può essere allocato in altro contesto territoriale, per farsi dare l'autorizzazione ad accedere all'anagrafe tributaria e utilizzare nei luoghi ove e quando sarà possibile l'accesso diretto. Quindi questa cosa, per esempio, avrebbero potuto col sexies precisarla, dice te la lascio al giudice delegato, te la semplifico. Perché può avere un senso, no? Non pensi, da questo punto di vista. Tutto è semplificabile. Ok. Allora, il presidente del tribunale autorizza le ricerche. Allora, faccio quello che sarà a spot sempre il mio problema, perché poi da processualista ormai là con l'esperienza è sempre questo il problema. Allora, questo tipo di istanza, da che regimi di controllo è retto? Cioè, io faccio l'istanza, se il presidente me la nega o me la concede fuori dalle condizioni? Allora, è evidente che qui ci troviamo, e questo lo dirò sempre, quindi ve lo dico da adesso, e trovandoci il processo esecutivo, il sistema di controllo è l'opposizione agli atti, quindi il creditore che non ottiene l'assenso farà opposizione agli atti contro il provvedimento del presidente. Il debitore che si assume leso da questo provvedimento, nell'ipotesi in cui sussista sempre l'interesse e dimostri la lesione, potrà a sua volta fare opposizione agli atti
sempre che tra l'altro la cosa non abbia già avuto esecuzione, perché c'è il problema dell'attuazione del procedimento. Manifestiamo subito il dissenso. Lo so, se no, perché sei contrario. Ci siamo sentiti per telefono. Allora, quindi... questa è una condizione culturale diversa, sono d'accordo, però io non posso pensare nel nostro sistema, ancorché abbia caratteristiche, ancorché in procedure che latamente giurisdizionali, come sappiamo, che non ci sia mai un sistema di controllo. Soprattutto perché l'opposizione agli atti è un sistema di controllo eventuale e successivo e non preclude, se non si verifica nulla, che la cosa vada avanti. No, però crea sempre quel problema che abbiamo detto prima di sovraccarico giurisdizionale. Cioè, ma bisogna tutelare qualcuno? No. Però, allora, premesso che, come sai, già si sono schierati i diversi punti di vista, allora direi due cose rapidamente per poi passare la parola. Che finisco. Apro sull'impugnazione. Così te la concludo, perché il problema si può verificare se il diniego, visto che dobbiamo parlare espressamente di questo problema, no, te lo fa l'ufficiale giudiziario, per una ti viene a fare un problema nel corso di queste ricerche, oppure te lo fa l'agenzia delle entrate. L'agenzia delle entrate, che facciamo con te? Facciamo il ricorso al TAR? Per come si è verificato in sede di divorzio, che quello voleva accedere all'anagrafe tributaria della moglie per poter vedere i redditi ai fini della causa di divorzio? Cioè, se noi non troviamo un sistema giurisdizionale all'interno del processo civile, rispetto a un sistema che funziona nell'esecuzione forzata e sono tutti atti volti a realizzare la situazione e il diritto a procedere esecutivamente, noi creiamo nel sistema un vulnus. Allora, meglio che ci troviamo una soluzione residuale, che è quella meno diseconomica sì, ma meno diseconomica, di contenuto eventuale e su iniziativa del soggetto interessato, piuttosto che escludiamo qualsiasi forma di tutela, o ci costringiamo, per esempio, di fronte a un ingiustificato diniego dell'Agenzia delle Entrate ad un ricorso al TAR nei confronti dell'amministrazione. E questo, la chiudo, è anche conforme a quello che ha sempre detto la Cassazione in tema di atti esecutivi che sono oggetto di esecuzione da parte dell'esattore per pretese tributarie che sono di giurisdizione del giudice tributario. L'opposizione agli atti, quando non mette in contestazione il diritto a procedere esecutivamente o comunque atti che sono manifestazione di quel diritto e quindi non entra nella giurisdizione del giudice tributario, dà luogo alla possibilità di accedere al giudice civile, scusami, attraverso l'opposizione agli atti. Io sono d'accordo, questo d'accordo, la prossima volta facciamo una petizione. Allora, premesso che appunto vogliamo offrire diverse prospettazioni che ognuno di noi ha fatto con una certa rapidità ovviamente sul punto, e poi oltretutto fine di siamo accomunati dal fatto di essere stati affascinati dall'opposizione agli atti, dal professor Oriani, che ci ha avviato tutti e due a studiare queste cose. Però io farei queste osservazioni molto provvisorie, molto su un fatto. Il mini procedimento di cui discutiamo, che tecnicamente si potrebbe far riconnettere ai procedimenti autorizzatori in Camera di Consiglio, però voglio dire, inutile metterci il vestitino sopra l'etichetta, però sostanzialmente non è altro che uno strumento per avere informazioni. Io posso chiedere informazioni, poi nell'intanto me le trovo da me, faccio il pignoramento, cioè non condiziona l'azionabilità della pretesa esecutiva, è un di più che io posso ottenere. Noi sappiamo perfettamente che abbiamo tutti vissuto fino ad ora con i tentativi di capire dov'è il patrimonio del mio debitore, non ultimo per esempio il pignoramento sulla pluralità degli istituti di credito esistenti nel luogo, oggi oltretutto reso possibile e semplificato dal fatto che la residenza del debitore pone la competenza, mentre prima era più complesso che bisognava farli circondare diversi. Cioè abbiamo tutta la strumentazione per tutelarci in via esecutiva, poi di più chiediamo delle informazioni. Allora saltiamo il problema, cioè accenniamo almeno al problema principale, che forse è una delle chiavi di lettura della mia opinione, cioè questa cosa non la vedrei scandalosa. Se l'ufficiale giudiziario poteva prima, salutiamo il professor Agone che...
che comincerà ora a criticarci, caro Pino. Gli diamo subito il destro per criticarci. Allora dicevamo, se nel codice del 40 l'ufficiale giudiziario bussava, entrava in casa, apriva i cassetti, quale vulnus maggiore aveva il volto dell'esecuzione? Che ora queste notizie che tutti conoscono nell'amministrazione finanziaria, perché sono ostensibili all'amministrazione finanziaria, e arrivino al braccio che è l'amministrazione giudiziaria, mi pare una cosa che non dobbiamo guardare con un estremo disfavore, perché è un portato naturale, credo, delle cose. Premesso questo, molti si chiedono perché deve autorizzare il presidente, e questo si potrebbe discutere, ma una volta che il presidente, voglio dire, abbia autorizzato o meno, può non autorizzare perché non c'è il titolo esecutivo a suo avviso, cosa che può fare anche l'ufficiale giudiziario, e tutto come si conclude, secondo il nostro codice, con ricorso al presidente. E voglio dire, poi quindi vedere per forza in quel provvedimento un provvedimento impugnabile perché coadiuvante all'eventuale ricerca dei beni da pignorare, mi sembra un ostacolo alla funzionalità del problema. Oltretutto, ripeto, io lo impugno, ma mentre lo impugno devo andare a fare il pignoramento, perché ho interesse a recuperare il credito. Non è che posso aspettare un'opposizione agli atti, e poi qualcuno ha detto opposizione agli atti sì, però non ricorribile in Cassazione, cioè sì, però non la finiamo più. Io non ho, il pignoramento non lo farò mai. Sicuramente c'è un, ci può essere un condizionamento dell'effettività della tutela, se avessi avuto quelle informazioni avrei. Però sinceramente non andrei de plano ad applicare le nostre categorie sugli atti processuali a questa fase preliminare. Poi il debitore invece deve contestare che sia stato concesso, perché ricordiamolo, può essere concesso anche quando non ho notificato il precetto, se deduco l'urgenza, cioè il debitore dovrebbe contestare questo, ma quello sta cercando i beni, non è che ti sta facendo qualcosa, perché esiste un diritto a tutelare la segretezza dei propri beni che noi dobbiamo difendere. Quindi sicuramente processualmente, infatti quel diciamo tra i saggi più diffusi che mi è capitato di vedere era su giurisprudenza italiana, questo studioso metteva tutto in moto tutto il meccanismo, opposizione, cose già. Riterrei che se proprio l'interpretazione teologicamente orientata riuscisse ad evitare di applicare questo meccanismo, avremmo fatto un'operazione utile, non certamente creato un vulnus a mio avviso particolare per il debitore. Entro fuori. Se trovi un funzionario ottuso dell'Agenzia delle Entrate che non ti dà le carte, che fai? Allora, intanto io continuo a fare il pignoramento per quel che posso fare. Poi, come nel caso di cui abbiamo parlato di te prima, ma in materia di separazione e divorzio, il professore è appassionato di queste cose, ha chiesto all'agenzia, sì lo so, però là non c'era rimedio, il marito ha chiesto all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni degli ultimi 3 anni, non gliele hanno date, e ha fatto ricorso al TAR verso il diniego, e il TAR, in questo caso la TAR Sicilia, sezione Catania, gennaio 2016, gli ha dato ragione. Ma è anche un orientamento che si perpetua, perché nella legge sulla privacy del 93 questi non sono dati sensibili, dati fiscali, sono dati personali ma non dati sensibili, e quindi osservando l'aspetto se l'Agenzia delle Entrate funziona male, è come che quando funzionava male da penale, l'agenzia, lo so, ma è uno ma non è più rapida l'opposizione agli atti, ma no, ma scusami, l'opposizione agli atti in questo caso serve soltanto ad avere l'autorizzazione, mentre con la in quel caso ha ottenuto il provvedimento, cioè diciamo che contestabile, avete uno, poi ognuno trarrà la sua. Certo, il legislatore avrebbe potuto, però in questo caso era un po' difficile, che anche se ci metteva inimpugnabile, come noi sappiamo, qualcuno poi avrebbe detto che l'inimpugnabile era superabile, quindi no, questa dovrebbe essere la lettura buonista, questa deve essere, altrimenti la lettura buonista è un provvedimento non nemmeno reclamabile, secondo me assolutamente ai procedimenti camerali in generale. Comunque, abbiamo dibattito. Qualcuno di voi potrebbe avere questo problema quando si verificherà se si sceglie se farsi ricorso al TAR o in opposizione agli altri.
La zanzara è entrata di Napoli. Non ho capito, collega. A me è capitato, l'agenzia dell'entrata sul provvedimento del presidente Pentantra si è rifiutata, si è rifiutata di dare. No, aspetti, però quando si è rifiutata? In che senso? Il tempo che periodo temporale, sì. 4 mesi fa, 5 mesi fa. No, perché prima dell'entrata in vigore della disciplina. Era già, era dopo agosto. E perché si è rifiutata? Funzionario attuso, caso tipico della. No, 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 vabbè, però vorrei puntualizzare, se andate sui vari siti internet l'hanno già inserito, il problema vero, come non so se ne volevi parlare, sono i contenuti di quello che l'Agenzia delle Entrate fornisce, perché molti di noi vorremmo sapere dall'Agenzia delle Entrate quello che l'Agenzia delle Entrate non sa. Perché il benedetto, l'anagrafe dei conti, alla fine dice quali sono i conti e poi c'è una sezione speciale che ci dice il saldo a fine anno, però mica ci dice ad oggi quando vai a pignorare il tuo debitore ha sulla banca tot 50.000 euro, questo non lo sa l'Agenzia delle Entrate, non lo sa nessuno, lo sa solo la banca, quindi non l'avrei detto dopo, un dato obiettivo che ci fa pensare da un altro punto di vista, cioè in realtà questo tipo di indagine non sono risolutive perché sono indagini i cui dati ci vengono messi a disposizione, salvo sempre tutti i problemi del come ci vengono a disposizione, se ci possiamo tutelare su quello che ci mettono a disposizione, sono dati che non sono neanche di semplice lettura, cioè dipende anche dai singoli uffici come li hanno raggruppati, se li hanno aggruppati per anni, se li hanno aggruppati e li hanno raggruppati per categorie, come ve li mandano, perché in realtà il problema si potrebbe risolvere in modo migliore nell'ipotesi in cui c'è l'accesso diretto. Con l'accesso diretto, quando c'è l'accesso diretto vai a controllare i dati e tutto il tempo per controllarli, ma questo è il problema dopo. Allora, posto che stiamo ragionando di qualcosa che è in fieri, cioè quello dell'accesso diretto, perché il sistema attuale notifico il precetto, oppure sto per notificare il precetto, ho urgenza, vado al presidente del tribunale e dico autorizzami a procedere a rivolgermi agli uffici competenti per vedere l'anagrafe tributaria, i dati che risultano dall'INPS per controllare quello che ha il mio debitore, non il PRA che è stato eliminato tra l'altro perché poi là il PRA hanno disciplinato diversamente la cosa. A questo punto, avuti questi dati, io posso procedere esecutivamente. Tra l'altro lì, in questo caso, c'è sempre il problema, da un lato il problema di avere o il precetto notificato oppure stare per notificare il precetto, dall'altro lato ho i termini di efficacia del precetto, come diceva Luigi, che pongono a me, all'ufficiale giudiziario quando sarà, e all'ufficio amministrativo a cui mi andrò a rivolgere, dei problemi decadenziali, perché che succede? Scaduti i termini del precetto, io non posso, addirittura l'Agenzia delle Entrate mi potrebbe chiedere fammi vedere hai scritto che il precetto è, non ti ho dati gli atti, ora il termine è scaduto, non potresti, per esempio, tanto per dirvene una che mi è venuta in mente. Però c'è un problema: se l'amministrazione non si attiva diligentemente e non si attiva nei termini, anche lì ho un problema perché mi sta scadendo il precetto, come il problema ce l'ho con l'ufficiale giudiziario, perché cominciamo a discutere di quello che dovrebbe sussistere ma non sussiste, ma che ci darà dei problemi quando verrà a regime. Allora, ottenuta l'autorizzazione del presidente del tribunale, sperando che l'ufficiale giudiziario abbia il sistema e tutto il resto, vado all'ufficiale giudiziario. Innanzitutto all'ufficiale giudiziario ci vado io, prima cosa, cioè non passano gli atti automaticamente, ho io l'onere di rivolgermi all'ufficiale giudiziario e dico fammi le indagini su questi registri. Nel chiedere le indagini devo avere una piccola attenzione che consiglio a tutti quando sarà, che la norma fa un riferimento alle norme con cui che disciplinano la partecipazione del creditore alle ricerche dei beni in sede di esecuzione. Là l'esecuzione è già ho dato incarico all'ufficiale giudiziario di fare il pignoramento, andiamo io e l'ufficiale giudiziario a fare il pignoramento, l'ufficiale giudiziario deve fissare questo accesso su lui entro 15 giorni, dandomi avviso 3 giorni prima del giorno e della data, oppure in termine ridotto se ho urgenza.
anche qui vedi, ci sono, si può verificare tutta una serie di problemi che ci siamo tutti, conosciamo tutti quanti, non vi voglio svilire perché obiettivamente sono un uomo di problemi, quindi svilisce il prossimo. Allora, il punto è che io per poter controllare quello che si verifica è opportuno che faccia questa istanza all'ufficiale giudiziario, perché quel giorno, anche nell'ipotesi di pignoramento, nell'ipotesi in cui io voglia procedere alla ricerca telematica di quelli che sono i beni del mio debitore, e a questo punto sarà l'ufficiale giudiziario a dover darmi una data che sia tra l'altro una data che mi consenta poi di fare il pignoramento nei termini, perché se non mi scade il precetto. Quindi queste cose le devo calibrare attentamente per non trovarmi con il precetto scaduto. Allora devo chiedere, e quel giorno andremo io all'ufficiale giudiziario, ci controlliamo l'anagrafe tributaria, l'INPS del nostro caro debitore, per vedere se riusciamo a beccare qualcosa, perché non ha intestato tutta la moglie, ha fatto un fondo patrimoniale, oppure ha combinato qualche altra cosa furba, ha creato un trust, ha portato i soldi in Giamaica. Allora, a quel punto l'ufficiale giudiziario procede a questo accesso, fa un verbale delle sue operazioni, potrebbe farlo, attenzione, anche in mia assenza, e questo è il punto fondamentale, perché che cosa si può verificare? E questo è il punto fondamentale, si possono verificare quattro ipotesi. La prima, non trova nulla, d'accordo? La seconda, si sbaglia, anzi sono cinque, la seconda si sbaglia a non trovare nulla. La terza trova un solo bene o un solo credito, e poi trova sia beni che crediti. Sembra che l'ufficiale giudiziario, anche se trova un solo bene, procede lui d'ufficio al pignoramento, perché i commi successivi della norma dicono che il creditore va chiamato solo nell'ipotesi in cui vi siano più beni o più crediti. Perché quando andava a casa e trovava un solo televisore, pignorava il televisore. Non è che ti telefonava per dire ho trovato questo. Io qua non censuro, dico attenzione. È consigliato prima, cioè non solo dice qualunque cosa, peccato, che disastro. No, questo è fisiologico nel sistema. Ma attenzione, la norma dice che l'ufficiale giudiziario, anche se trova un solo bene, lo pignora. Anche se questo bene, attenzione, è assolutamente inutile dal punto di vista della realizzazione del credito, cioè ci sarà più danno che utile. Perciò quando si dà questo incarico, secondo me è necessario, e questo è il passaggio che vi ho fatto, è necessario che io mi rechi dall'ufficiale giudiziario e dico: guarda, questa cosa la voglio fare con te. Oppure faccio la rinuncia senza iscriverla. Fai solo la rinuncia al pignoramento. Perché poi l'ufficiale giudiziario, una volta che ha fatto il pignoramento, mi dà il verbale, io devo iscriverlo al ruolo. In questo caso non è scritto inefficace, lo faccio e non va. E non però va una domanda io a te: e gli immobili? Perché qualcuno si è posto anche questo problema. Se trova gli immobili, che fa? Lo può fare quello d'ufficio? No. Per me no. Io sono d'accordissimo, però quell'articolo di cui ti dicevo su giurisprudenza italiana dice addirittura che potrebbe fare il pignoramento immobiliare. Secondo me non c'è motivo, visto che noi le indagini patrimoniali immobiliari le facciamo col solito sistema, oltretutto molto più preciso, perché l'anagrafe tributaria indica solo i dati. Io penso di no, perché già sono scettico per il passaggio che ti volevo fare dopo, cioè non c'è problema, ma attenzione, nel sistema c'è un problema. E dove c'è il problema? Nell'ipotesi in cui quello trova un credito. Quando l'ufficiale giudiziario trova un credito, lui fa il verbale e il... un credito, denaro, con quel bus. No, attenzione, fermi, dovete capire dov'è il problema. Allora, dov'è il problema? Che l'ufficiale giudiziario fa il verbale e poi lo comunica con gli avvertimenti al creditore e al debitore, se in quel momento è fatto il pignoramento. Poi io mi vado a prendere lo devo andare a iscrivere al ruolo, però nel sistema del pignoramento presso terzi c'è un problema sull'inefficacia.
come è stato introdotto. Cioè, non so, devo muovermi a andare a fare questa storia, perché se no dopo si possono verificare ulteriori problemi se non voglio procedere ulteriormente. Questa è la particolarità. E poi che cosa si innesca? Si innesca un meccanismo nel quale lui fa il verbale, fa l'avvertimento, lo notifica a mezzo PEX o a mezzo fax. No? Gli fa l'avvertimento e tutto il resto glielo fa lui, appunto, dove sta l'avvertimento. Comunque gli deve fare tutto, e c'è un problema che in realtà io gli avrei dovuto indicare nel sistema del pignoramento per sedersi tutta una serie di cose per me innescare la ficta confessio. E poi cosa succede? Io mi prendo questo. Se non si innesta la ficta confessio, si passa all'accertamento del processuale. Cioè anche io posso sbagliare, posso fare un pignoramento generico. No, poi... Ma è importante che siamo sicuramente generico. Consapevoli, sarà generico. Perché se trova i conti correnti, farò un pignoramento sul conto corrente, dove ci può essere un saldo negativo. Quindi. Non discuto. Però attenzione che questo sistema. Potrebbe. Entra nel sistema, nella norma, e te la va a derogare implicitamente. Certo. Dobbiamo essere dobbiamo sempre guardarlo complessivamente il sistema. Sicuramente. Perché poi che succede? No, il pignoramento lo fa lui. Lo fa lui, nulla questio. Sì, no, ma deve essere generico perché i dati che ricava sono generici. Salvo per esempio che trovi un atto in cui c'è un pagamento reale. Allora, vedremo, l'importante è che non troverà mai molto. Nell'arco di questa discussione, quando se ne parla, si preavverta dei rischi. Poi ognuno, se consapevole, sceglie di che cosa fare. Anche perché dopo che succede? Io mi prendo il verbalino, non faccio più la citazione come funziona normalmente, ma vado a scrivere a Roma nei 30 giorni e sarà il giudice a fissare l'udienza di comparizione. E se non iscrivi a loro il pignoramento presso terzi, che cosa succede? C'è un problema di responsabilità in ordine al fatto che io ho un obbligo di andarlo a dire entro un determinato termine, che in questo momento mi sfugge al volo, del come si chiama, del fatto che io non intendo proseguire nella norma del pignoramento. Perché comunque non iscrivi a volo, quindi appunto le somme sono sempre bloccate. Devo andare a scuola. E mentre prima il cancelliere sicuramente faceva la certificazione e diceva non iscritto a volo, e quindi il giudice ti autorizzava a sbloccare le somme, adesso però l'obbligo, dove sta l'obbligo? Nella norma del pignoramento messo terzo. Ma nessuno lo fa. No, 30 giorni di iscrizione. Dopo l'iscrizione, alla rinunzia. Allora il problema di base di questa situazione è che è un meccanismo che si genera, che procede in un certo modo e che bisogna controllare passo passo. Cioè ha i suoi pro e i suoi contro. Non è la panacea ed è una cosa che va verificata momento per momento in relazione al suo svolgimento. Ovviamente poi dopo è il giudice, contrariamente a quello che ti fissa l'udienza, tu dovrai notificare il decreto con cui, e solo il decreto notifichi tra l'altro, con cui fissa l'udienza, attenzione, perché l'avvertimento l'ha già fatto l'ufficiale giudiziario, e a quel punto si innesta il procedimento, che è il procedimento normale. È stato un po' violentato il procedimento, sì, un po' pignoramento presso terzi. Fatto un po' male, e poi bisogna vedere se si riprende, ma bisogna vedere sempre se quel sistema entra in funzione, non c'è dubbio, oppure se si passerà a quello diretto, che probabilmente potrebbe ovviamente essere ovviamente tutti questi problemi futuro, non si verifica nel momento anche nel ruolo dell'avvocato non di si verifica nell'ipotesi in cui io abbia fatto le indagini, perché fatte io le indagini tutti gli oneri sono a carico e mio, gli atti di impulso sono miei e io sono responsabilizzato da questo punto di vista. Il presidente mi chiedeva di passare avanti, però volevamo soltanto approfittare della competenza del presidente del tribunale sulle autorizzazioni. Prego. Visto che parliamo di autorizzazione data dal presidente. Ho capito che ho seguito e per quello che mi è dato di leggere, insomma, ho visto che l'approfondimento è stato molto minuzioso e può creare sconcerto anche nell'uditorio che non riesce a seguire troppo nel dettaglio, insomma, una riflessione così puntuale. Per cui cerco, insomma, prima per me stesso, poi se ci è possibile anche per gli altri, di astrarmi un attimo e di staccarmi dall'approfondire troppo nello specifico il tema, senza sfuggire alla risposta a te, e lo inquadri in una prospettiva più ampia, che si collega a quello che abbiamo detto, sia nella prima parte dei saluti, sia nella introduzione, insomma, a questa relazione.
non c'è ancora una chiarezza sui principi ispiratori della riforma. Tutte quelle cose che noi ci chiediamo, voi vi siete chieste e io con voi vi chiedo, dipendono dal fatto che non troviamo una risposta sicura sulla premessa. Ad esempio, la questione della nullità del precetto privo dell'avvertimento sulla indagine per le debitazioni. A un certo punto ho sentito l'ottimo avvocato che prima ha riferito dire: c'è stata una pronuncia del Tribunale di Milano. Mi dovete credere? No, lo so, l'ho visto. Mi dovete credere? Ho detto: sicuramente è stata per la nullità. Dopo due secondi avete detto: ha dichiarato la nullità. Come mai? Non sono un indovino, non esistono gli indovini, non ho indovinato proprio niente, eppure mi dovete credere, ho detto Milano ha dichiarato la nullità. Perché? Perché si collega a quello che abbiamo detto prima, è la concezione ambrosiana del processo, della giurisdizione, dell'avvocatura, dei ruoli che devono supplire a queste funzioni di giurisdizionalizzazione che abbiamo detto prima. È chiaro che se voglio favorire gli organismi di conciliazione della crisi, sono portato a dire che è nullo il precetto prima di quell'avvertimento. Posso dire che uno degli scopi che è rimessa all'avvertimento contenuto nel precetto è quello di evitare il numero delle esecuzioni e dunque favorisce in questa via una via negoziale esterna al processo esecutivo. Perché quelle statistiche che il professore ci ha riferito, e sono statistiche ovviamente, infatti gliele ho chieste, sono statistiche che riguardano la pendenza dei procedimenti, ma non sono statistiche che dicono un'altra cosa, che è un'altra delle statistiche che può riguardare insomma l'indagine sull'estrazione dei dati relativi alle esecuzioni, la fruttuosità delle esecuzioni. Se andiamo a leggere quella, noi troviamo percentuale bulgare, perché sarebbe indecente secondo me per uno Stato di diritto dare quei risultati, sono 100% insomma inutili o 0% fruttuosi. Allora l'ottica è quella di rendere fruttuosa, come ha detto ottimamente pure l'avvocato Popolo prima, insomma l'ha sviluppato bene questo punto. Di fronte a una situazione di debitore sovraindebitato, cioè che non riesce a trovare il bandolo della matassa per come uscirsi da questa situazione di crisi, se noi gli facciamo 100 procedure esecutive individuali, ma noi non risolviamo nulla, quelle statistiche le ingolfiamo ancora di più. Allora vogliamo guardare la realtà o vogliamo guardarla con gli occhiali dell'ideologia? E quello che ho detto all'inizio è una consecutio temporis stringendo. Insomma, mi sforzo sempre di mantenere coerenza nei discorsi e in questo caso proprio si tiene stretto come una catena l'un anello all'altro. Allora, questa è per la questione della nullità, lascio aperto insomma, però per dire Milano sapeva che avrebbe detto così. Invece la questione della tutela verso il mancato diniego, che ringrazio per la competenza a cui ha fatto riferimento il professore, però diciamo non mi riguarda direttamente perché io ho la gestione in esclusiva delle autorizzazioni, ma questa è una fase che viene successiva a quella del rilascio o del non rilascio dell'autorizzazione. Però dico, l'autorizzazione ha una connotazione, tra l'altro riconosciuta anche a livello ministeriale, non è diciamo così non ha forza di us diciamo così, però la disposizione ministeriale era indicativa, doveva essere considerata come procedura di volontaria giurisdizione e così viene trattata. Premetto, visto che ognuno cerca di, insomma, quando ne ha titolo e far presente insomma, i meriti che ha conseguito, come quelli dell'avvocatura di Torre che ha disposto l'ufficio adesso, Torre annunziato dal primo giorno aveva proceduto alla scelta della via, e sono tutti gli avvocati qui presenti, della volontaria giurisdizione che dopo un mese insomma, poi è stata resa diciamo, ufficiale anche dal Ministero. Ma se è volontaria giurisdizione, che significa? Significa che non c'è il processo esecutivo e dunque non c'è l'opposizione agli atti esecutivi. Ma dove sta il giudice dell'esecuzione? Avverso a cui atto io mi oppongo? Il Presidente del Tribunale non è un giudice dell'esecuzione. E io ci vedo un disegno sottile di un legislatore, ve lo assicuro, che è di un'intelligenza superiore di gran lunga alla media. Spesso noi dubitiamo delle capacità del legislatore, errore gravissimo, è una mente raffinatissima, chiunque esso sia. Lì dove non riesce a colpire è per mancanza di consenso politico,
e lì ci sono le controspinte diciamo divergenti che impediscono al legislatore di andare subito a cogliere l'obiettivo. Ma la volontà del legislatore che ha scelto la figura del Presidente non è casuale. Lì c'è un diritto, il diritto alla privacy, diritto di rango costituzionale e oggi sovranazionale, trova fondamento nella CEDU europea. È lì che va ad incidere insomma, l'autorizzazione alla ricerca dei beni personali. Per cui allo Stato insomma, capisco che ci prenderemmo troppo tempo, c'è via quella lì del reclamo in Corte d'Appello se uno ritiene che possa essere utile. E se non c'è quella via lì di fronte all'omissione, perché di fronte all'autorizzazione è difficile trovare una via di accesso diretto, io la butto lì. Lo studio è stato quello lì sulla giurisprudenza italiana, è stato citato, non mi riguarda perché rilascio l'autorizzazione, non rilascio, quindi non seguo poi la vicenda successiva del corso del procedimento. Ma è tanto peregrina l'idea di considerare l'ufficiale giudiziario che svolge questa attività tipo un consulente tecnico d'ufficio e tutti gli strumenti di tutela avverso la condotta del CPU quando compie le sue indagini. È un'indagine come quella del CTU che compie l'ufficiale giudiziario. E tengo poi nello sfogo, insomma, nell'alveo, nella ricaduta processuale del processo esecutivo, la possibilità di contestare vittime di legittimità o di merito che si sono verificate nel corso dell'indagine attraverso gli stessi mezzi di contestazione della bontà dei risultati di una consulenza tecnica d'ufficio o no. Io ritengo che la cosa, o, insomma, come prima battuta, salvo approfondimento, sta facendo una ricerca, è un'indagine. Gli strumenti di tutela che sono previsti avverso le CTU possono essere previsti anche nei confronti delle indagini che compie questo senso. Va bene. Come atto l'ufficiale giudiziario che sarebbe soggetto a opposizione agli altri. Dopo. Ma si sbaglia nel corso del tempo. È l'ultimo, attira la pignorabilità del bene. L'ufficiale giudiziario che ha sbagliato ha pignorato un bene che non era pignorabile alla stregua della norma sull'autorizzazione alla ricerca del bene pignorabile, oppure non ha seguito la procedura che doveva seguire per l'individuazione del bene, ergo non è pignorabile, ergo il sistema trova la sua soddisfazione. No, in quel caso opposizione all'esecuzione, al di là di quello studio sulla giustizia, anche questo lo vedo molto puntuale come risposta a tutte le problematiche che sono state date. Ma lì è proprio la fallimentare, è proprio quel... D'accordo, allora ci resta da indagare un po' questo tema del pignoramento degli autoveicoli, semirimorchi e quant'altro. Prego. Grazie a Gennaro per l'invito, buongiorno a tutti. Nell'alveo delle riforme funzionali al consentire al creditore di poter soddisfare le proprie pretese si inserisce l'articolo 521 bis introdotto dal decreto legge 132 del 2014, il cosiddetto decreto giustizia, e modificato dal decreto legge del 83 del 2015. Con il 521 bis si introduce sostanzialmente una nuova modalità di procedimento per aggredire i motoveicoli e gli autoveicoli. Una prima riflessione da fare è che sostanzialmente nella formulazione originaria del 2014 praticamente non c'era l'inciso previsto nel capoverso, cioè oltre che con le forme previste dall'articolo 513 successivo. Quindi si era posto il problema se questa modalità di procedimento prevista dall'articolo 521 bis fosse una modalità esclusiva o concorrenziale invece con la modalità prevista dagli articoli 513 e successivi, che sostanzialmente è il procedimento poi generale per i beni mobili. Con la modifica prevista dalla riforma del 2015, quindi è accertato e conclamato praticamente che abbiamo due binari, due species per i pignoramenti dei motoveicoli e degli autoveicoli. A tuo avviso si possono mischiare tra di loro? Perché questo è uno dei quesiti che si è posto. Comincio in un modo e termino in un altro? Vedendo un po' determinati requisiti che ci sono diventa difficile, anche se poi l'aspetto pratico può favorire una soluzione. La spinta propulsiva dell'incrocio sta nel fatto che io utilizzando il 521 bis trascrivo. Perfetto. E poi
onde evitare che, se so dove sta l'autoveicolo, vado dall'ufficiale giudiziario e faccio l'apprezzione materiale. Se non so dove sta, il problema però in questo, non si pone. Sì, in questo caso però avremmo due atti di pignoramento, cioè un atto di pignoramento e un verbale di pignoramento. Certo. E quindi praticamente bisogna vedere, per questo dicevo, vedere come poi coniugare non è semplice perché la norma i due procedimenti, anche perché poi sostanzialmente il 521 bis deroga sostanzialmente alcune delle norme previste proprio dal 513, dal 497 e quant'altro, quindi dobbiamo anche vedere come abbinare le due, i due procedimenti. È chiaro che, come è stato detto un po' da tutti i relatori, una norma tanto ha un senso se si può attuare, così come è strutturato il 521 bis può avere un grosso, un evidente vulnus nel momento in cui sostanzialmente l'atto d'impulso successivo all'atto di pignoramento, che è un atto sostanzialmente da notificare al debitore, che è molto simile al pignoramento immobiliare, dove ovviamente cambia, invece dell'immobile cambia il devono essere indicate le caratteristiche dell'autoveicolo ai sensi del Regio Decreto 436 del 27, con l'ingiunzione del 492, con l'avvertimento del 495 di sostituzione del bene con somme di denaro, con l'avvertimento con l'invito a consegnare il bene e e tutti i documenti all'istituto di vendite giudiziario presente nel circondario dove ha la residenza, domicilio o dimora il debitore. O così come è stato poi modificato dalla riforma del 2015 presso l'istituto più vicino. Perché? Perché una prima formulazione ovviamente veniva previsto solo l'istituto di vendite presso il circondario, nel caso come Torre Annunziata che non è presente, ovviamente c'era avuto, non si sapeva dove. Questo l'ha fatto il tribunale di Molla, e ha avuto la risposta al ministero, ha fatto proprio il quesito il tribunale di Nola prima della entrata in vigore dell'iPhone, cioè come facciamo noi? Perfetto. E questo è un invito a Gennaro di compulsare i privati, perché ma vi hanno risposto dopo la riforma, quindi il problema visto che siamo in un ambito promozionale per il Consiglio dell'Ordine, voglio dire, deve essere un invito anche a Gennaro, che vuol dire anche se si attiva e può fare l'istituto vendita, esattamente che risolviamo il problema, perché Gennaro se si attiva abbiamo visto che risolve, anche perché l'istituto è un ente privato che opera ovviamente su concessione ministeriale come ausiliario del giudice. Quindi sostanzialmente l'invito al debitore di consegnare entro 10 giorni il bene all'istituto di vendite. Qualora il debitore non dovesse ottemperare, viene previsto che potrebbero sostituirsi gli organi di polizia che nell'esecuzione dei propri adempimenti istituzionali dovrebbero sostanzialmente consegnare il bene all'istituto di vendite giudiziario più vicino. Penso che non so quante ipotesi si verificheranno in cui gli organi di polizia provvederanno, anche però perché c'è si pongono dei problemi di costi e quant'altro, che non so poi. Però anche non circolanti potrebbe avere un significato ulteriore, perché si nota il fatto che hanno aggiunto anche non circolanti, quindi non solo nella classica fermata per un controllo, ma anche se li trovassero per esempio in depositi, garage o quant'altro. È una cosa della quale si dubitava in precedenza. E quindi ora è stato aggiunto che hanno questo compito di istituto sempre. È chiaro che non sono gli sceriffi che vanno alla ricerca dell'automobile. A seguito poi, qualora il debitore dovesse aver adempiuto all'invito, nel caso in cui la polizia avesse consegnato il bene all'istituto di vendite, l'istituto di vendite dovrebbe provvedere alla comunicazione al creditore. Ora si pone il problema della conoscenza da parte dell'istituto di vendite dei dati del pignoramento e del creditore, perché ovviamente il pignoramento è stato notificato solo al debitore, c'è qualcuno sostanzialmente che ritiene preferibile che vada notificato anche all'istituto di vendite giudiziario poi riferibile, però ovviamente questo ha un vuoto nel momento in cui
la polizia richiede il bene, perché l'atto di pignoramento non può essere notificato a tutti gli istituti di vendita giudiziari, ma ovviamente a quello del circondario, a quello più vicino. Nel caso in cui la polizia dovesse rinvenire il bene ad Aosta e quindi lo consegna all'istituto di vendita di Aosta, l'istituto di vendita di Aosta come è a conoscenza praticamente dei dati del creditore a cui fare la comunicazione? Anche perché l'eventuale poi trascrizione del pignoramento al PRA non penso che determini la conoscibilità di tutti i dati del pignoramento. Ci dovrebbe stare, però ovviamente siamo sempre nell'ipotesi ovviamente della... Abbiamo detto che le automobili circolano, quindi sono difficili. Perfetto. E ora ovviamente ci ricolleghiamo poi all'aspetto sempre che è uscito fuori un po' dal discorso precedente, che nel momento in cui non viene sanzionato in maniera seria l'omissione da parte del debitore di consegnare, è un procedimento ovviamente che è difficilmente attuabile. Astrattamente potrebbe essere perseguito e punito ai sensi del 388 del codice penale, però sappiamo benissimo che è un qualcosa che rimane ovviamente sui testi universitari e quant'altro. Fatto verificatasi la comunicazione, il creditore ha 30 giorni di tempo per iscrivere al ruolo, depositando l'iscrizione al ruolo, l'atto esecutivo, il precetto e la nota di trascrizione. È un termine ovviamente previsto un po' per tutte le procedure esecutive, che non determina grossi problemi, se non ovviamente relativo sempre al dies a quo nel caso in cui della mancata comunicazione. Circostanza questa che viene ancora più alla luce laddove il comma 7 dell'articolo 521 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o di vendita non deve essere fatta entro 45 giorni non dal pignoramento ma dalla iscrizione al ruolo. Quindi si può verificare benissimo l'ipotesi in cui noi abbiamo un atto di pignoramento trascritto dove il debitore si vede l'autoveicolo pignorato, che rimane praticamente pignorato a vita perché di fatto non c'è un termine finale di inefficacia del pignoramento, perché parte dalla comunicazione. Nel momento in cui non c'è, prevedendo il comma 7, la deroga al 497, quindi praticamente non lo lega al pignoramento, ma lo lega all'iscrizione al ruolo, che a sua volta è legato alla comunicazione, se vogliamo attenerci al dato strettamente letterale, non sembrerebbe, dico ovviamente con tutte le cose che ha detto il professor Acone, ovviamente ovviamente con tutti i principi generali. Resta però, come vincolo annotato su quello che è il certificato di proprietà, perché poi all'ufficio giudiziario non arriva niente, non c'è l'iscrizione al ruolo. Però c'è sul titolo di proprietà. Ci mancherebbe, lui non ha consegnato il bene, quindi ha una sua logica, voglio dire. Però, comunque, il certificato di proprietà resta. Perfetto. Non è macchiato questa vicenda, però la procedura non è partita perché il bene non c'è, che può sempre quindi partire, ha una sua logica. Può partire pure dopo 3 anni perché la lo so, ma quello circolano lo stesso anche senza la procedura. Cioè, ha una sua logica fondamentalmente. Abbiamo un bene che c'ha un vincolo che però non ha dato luogo all'attività espropriativa. Poi il problema che si pone, invece il collega giustamente dice, ma questa attività espropriativa quando viene trovato il bene, e qui forse un termine potevano anche metterlo per l'attività espropriativa, però non c'è. Quindi non possiamo dire, se lo trovano dopo 3 anni si dovrebbe pensare, ma così al lume di naso, che si possa deterrente, come deterrente, ma questo per il debitore dovrebbe essere un presupponendo che ci sia stata la sospensione, interruzione di tutti i termini collegati all'azione esecutiva con l'attività di notificazione e trascrizione. Si potrebbe pensare, e no, infatti io penso che ci debba essere, perché altrimenti si frustrerebbe l'attività fatta prima, quindi è voluto perché si consente, no, però lui ipotizzava un termine poi, ma potrebbe accadere anche a distanza di anni, è la logica, quindi avremmo la prima forma di procedimento di vincolo pignoratizio dilatato sine die. Non vuole vedere proprio questo effetto deterrente per il debitore, che per non vedere
l'autoveicolo pignorato a vita, allora si, lo consegna, perché altrimenti lui ma già ho una trascrizione sul certificato di proprietà, poi impediva, infatti non consegniamo il certificato di proprietà fondamentalmente. Esatto. Un'altra considerazione, una valutazione su questo tipo di espropriazione, c'è anche il problema dell'assegnazione, perfetto, anche questo in pratica forse poco volevo completare lì, questo in questo caso c'è la per quanto riguarda la condanna 388, sì, no, sempre, torniamo sempre alla stessa storia, cioè funziona tutto se ci sono le astrente, là ci sarebbe una astrente connessa al fatto che sottrazione è pignorata. Certo, cioè, il problema però è che noi... Pino, scusami, l'estrente, quella che era stata introdotta nel 492, no? Sulla dichiarazione dell'esistenza dei beni da pignorare, che voleva orecchiare un po' a quella tedesca, alla fine non ha funzionato, perché noi abbiamo una giustizia penale che non funziona, di conseguenza se mettiamo le sanzioni penali al processo civile, mettiamo danno su danno, insomma, no? Ma perché? Perché qua c'è un problema serio di non funzionare. Io non voglio aprire una cosa terribile, però il processo penale non funziona per una marea di ragioni, ma il fatto che non funzioni è un danno. Cioè, c'è questa, noi facciamo gli avvocati, lo sappiamo, ma c'è questo benedetto caos della prescrizione dopo il rinvio a giudizio, che è una follia solo italiana. Capito? Allora se tu non fai funzionare il processo penale, quando non fai funzionare il processo penale perché metti queste cose? Ti dimentichi che tutto il sistema e la legge fallimentare era retto tutto da un sistema di astrente, la condanna in bancarotta è 18 anni, cioè se funzionasse vi faccio vedere quante bancarotte in meno avremmo. Cioè il problema è a monte, però noi ci dobbiamo decidere quello che vogliamo nel nostro sistema, una scelta di valori all'interno del sistema. Vogliamo che decorra la prescrizione dopo, dopo il rinvio a giudizio. Amen. Queste sono le ricadute da altre parti. Non possiamo pensare di utilizzare il sistema penale come deterrente al sistema civile. Però il sistema civile presuppone un deterrente. Non c'è nessun ordinamento occidentale che funziona che non abbia un serio sistema di deterrenti. Tutto il resto che stiamo dicendo sono sciocchezze, senza i deterrenti a monte. Mi permetto, perché sono ormai anni che faccio questa cosa. Ultimo, concludiamo con l'assegnazione, quale altro strumento di liquidazione? È l'assegnazione che sostanzialmente ci si pone il problema se si possa verificare un'assegnazione diretta ai sensi del 529, che prevede l'assegnazione diretta per i beni il cui valore è indicato negli stini di borsa o di mercato, oppure invece necessita di una valutazione ovviamente da parte del giudice dell'esecuzione a seguito di un'eventuale nomina di estimatore e via dicendo. Questo problema, in verità, al di là che ovviamente che può essere risolvibile poi dal giudice dell'esecuzione, però dà la stura a un'altra riflessione. Poiché il 538 sostanzialmente non prevede più l'assegnazione tra la prima e la seconda vendita, nel caso in cui io agisco con il procedimento ordinario, posso chiedere poi l'assegnazione? O posso chiedere l'assegnazione solo nel caso in cui agisco ai sensi del 521 bis? Ai posteri ma mi pare una valutazione che il 505 sull'assegnazione c'è sempre stato. 538 505 però è ovviamente di carattere generale, esatto. Non riguarda l'ignoramento immobiliare. E rimanda alle norme nel momento in cui rimanda alle norme del singolo campo. Cioè, tra virgolette, certo. Gli articoli a cui si riferisce, e parla solo del 529 e del 539, che sono ovviamente i beni oro e argento, e non parla di... Certo, vabbè, ma questo è il compilatore, eccetera, però no, il 505 c'è, poi c'è l'impulso dato all'assegnazione, se fosse un argomento ad adiuvandum, che è stato dato nell'espropriazione immobiliare piuttosto forte, per la liquidazione, quindi l'ostacolo letterale, sinceramente, il fatto che nel 538, quando l'hanno modificato, si sono scordati di ripetere la formula precedente, non c'è nessuna intenzione, razio, che hanno voluto eliminare l'assegnazione dall'esecuzione immobiliare, qui ci sono tutta una serie di tasselli che spingerebbero, però
diciamo, la norma, corsa con l'interpretazione la norma, logica ovviamente. Ora col 5, infatti anche questa è giusta l'osservazione, perché il fatto che nel 521 bis se ne parli, perfetto, può essere un argomento ad adiuvando per dire vedete c'è sempre stata, perfetto, può essere invece interpretato in questo senso, però ripeto mi sembra troppo riduttivo quello di dire è stata indicata solo in questo procedimento, quindi nell'altro escluso, non c'è una razza, no, per l'esclusione dell'assegnazione. Non sono estremamente assolutamente il 538 da evitare interpretazioni. Però c'è da dire che l'assegnazione viene dice il 505, viene regolata con le norme di carte. Non, se fosse stata esclusa, l'articolo 505 avrebbe dovuto dire diversamente. Quindi diciamo che in via interpretativa penso che l'assegnazione ci possa rientrare. Bene, come